a te e a tutti i cermi e benvenuti alle giocherine in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovissimo video. Ed oggi, incredibile ma vero, andremo ad iniziare il 15° ed ultimo capitolo che si intitola Il male dentro, appunto. Ma va, il gioco si chiama The Evil Within, cioè il male dentro, l'ultimo capitolo l'ho chiamato Il male dentro. Non perdiamo più tempo ragazzi, perché io sono veramente molto impaziente di vedere cosa succederà adesso. Anche se qualcuno di voi mi ha avvisato sul fatto che l'ultimo capitolo sarà tipo un inferno, quindi proprio anche per questo non vedo l'ora proprio di andare a tirare giù qualche santo. Kidman, ci si rivede? Che stai facendo? La musica è inquietante. Ok, per un attimo mi sono stracagata addosso, ragazzi, eh. Ok, perché uno pensa di essere Seb e si rivede davanti Seb che gli spara a Seb, quindi un attimo mi viene l'angoscia. Siamo di nuovo qua, tizia Joy. Sono per caso qua per poter salvare definitivamente la partita, perché non si può mai sapere. Tizia Joy, non ti vedo da almeno un paio di episodi, direi. Tizia Joy. È tutto estremamente strano ed inquietante, ragazzi. Infatti, la nostra tizia Joy non c'è più da un pezzo. Chi è che manca qua stavolta? Donna scomparsa, persona scomparsa, capelli corti neri, occhi marroni, risponde al soprannome di... Niente, non si può sapere. Vabbè ragazzi, abbiamo dei punti mocciolo, direi di vedere che cosa possiamo potenziare questa volta. E questa volta sarà ancora di più difficile, perché non saprò assolutamente cosa scegliere. A sto punto ragazzi, direi di aumentare la riserva delle munizioni per pistola. Dopodiché, ok, direi la riserva delle munizioni per fucile a pompa, quelle per fucile di precisione, anche quelle ragazzi per la palestra. E niente, io non so ragazzi se più avanti avremo la possibilità di potenziarci ancora. In ogni caso direi di mantenerci questi ultimi 7000 punti mocciolo che abbiamo e di salvare la partita. Ah, c'è il nostro diario, non l'avevo visto. Affari interni, trascrizione, interrogatorio. Sa perché è qui? Seb, perché voi altri non sapete fare il vostro lavoro. Ha avviato un'indagine non autorizzata usando risorse del dipartimento di polizia di Crimson City. Inoltre ci sono segnalazioni di minacce, intimidazioni e violenza fisica. Se aveste delle prove mi avreste già sequestrato pistola e distintivo. Ovviamente è stato abbastanza attento, altrimenti le avremmo, ma la teniamo d'occhio. Non siete i soli. Cosa vorrebbe dire? Continuate a tenermi d'occhio, lo scoprirete presto. Continui a bere così e non ce ne sarà bisogno. Ho del lavoro da fare, abbiamo finito qui? Per ora, ma sta camminando sulle uova, Castellanos. Un altro incidente e ha chiuso. Avrò chiuso quando sarà finita. Il detective Castellanos, Seb, lascia la stanza dell'interrogatorio. Tutto sempre molto strano. Ruvik? È Leslie, ragazzi. Leslie, ma posso salvare per carità del cielo? Ok, Leslie. Ok, Leslie, Leslie, calmati. Calmati, calmati, Leslie! Calmati. Leslie! Non ti metterei a urlare di nuovo? Di qua. Perché siamo qui adesso? Meno male che ho salvato la partita. Leslie, la Concita è tua ormana. Perché non mi aspetti mai? Aspettami un secondo. Minchia. Cioè per pistola normale ragazzi non ho più un colpo. Non so se ci rendiamo conto. Che meraviglia. Ehi, aspetta.
Qua non c'è niente, no? Sembrerebbe di no, ragazzi, vabbè. No, non c'è assolutamente niente, tranne sangue, insomma, solite cose. Leslie, Madonna Santissima, cioè, da tutto il gioco che ti sto inseguendo, perché non mi aspetti mai? Oh, cos'è sto posto? È tutto estremamente strano, ragazzi, è tutto puzza grandemente di merda putrida. Va bene, vorrei dire che andrò di qua, premerò questo pulsante rosso. D'accordo, dove mi stai portando? Bella domanda, Seb. Ce lo stiamo chiedendo tutti, Seb. Se lo sapessi, Seb, te lo direi, Seb. Non mi fa correre, ragazzi. Perché deve essere sempre tutto sul punto di crollare? Oh mio Dio. Non si può stare un attimo tranquilli. Assolutamente no, non si può. Leslie, comunque sei un razzo te, eh? Altro che, non so, Usain Bolt o tipo le persone più veloci del mondo. Tu gli fai un baffo. Devi andare alle Olimpiadi, figlio mio, eh? Lo so, ce ne rendiamo conto tutti, Seb. Sì, Leslie. Sebastian! Merda. Solita situazione, siamo a tanto così da raggiungere Leslie e ovviamente poi crolla tutto il mondo. Come sempre. Mannaggia la pupazza, mannaggia, ha chiamato pure il mio nome quel poveraccio. Ha detto Seb, salvami Seb, ti ha concesso ormai a Seb, perché non mi salvi? Ok. Il beacon, proprio come ha detto Joseph. Sì, certo. Joss, che chi se lo ricorda più ormai, eh? Dobbiamo dirigerci proprio là e non è che la nostra scorta di armi sia messa tanto tanto bene, anzi, ragazzi, eh? Siamo un pochettino... Ah, Leslie! Oh. Ok, continuerò a seguire la tua ombra fino alla fine dei tempi. Lo so che succede... Mazza, oh, sei capace di usare il teletrasporto e non hai ancora condiviso la scoperta con il mondo intero. Leslie, sei un pochettino egoista, eh? Sto entrando? Ok, questa non è la stessa antica situazione che abbiamo trovato quando siamo arrivati? Sembrerebbe di sì e non mi piace per niente, ragazzi. Ho già visto questo qua di mocciolo. Me lo prendo tranquillamente. E che altro ci sarà mai da queste parti? Colpi no, eh. Mi raccomando, no. Non mi piace tutta sta situazione. Veramente bruttissima. Non mi ispira nessuna fiducia. Oh, qua ci sono colpi, eh. Li avevo visti. Una siringa. Colpi per pistola. 3, capirai. Un barattolo di mocciolo e nient'altro. Va bene, per la gioia proprio delle nostre armi, eh. Qua posso entrare, cosa c'è? Allora, qua, niente di niente. Qua niente di niente. Qua invece, niente. Scatole a profusione, ma non c'è niente. Ok. Evidentemente era proprio di qua che dovevo andare. Che bello sapere dove andare, ma guarda, non ci vuoi andare, questo è il punto. Sempre più in basso, sempre più in fondo. E là? C'è qualcuno qui nelle profondità tipo terrestri? Da qua sale uno strano vapore che non mi dice niente di buono. Il tipo qua sotto scorreggiano a manetta e già si sente l'odorino che sale. Andrò sempre più giù, eh? Sempre più giù. Rubik, oh. Ferita. La recisione di ogni nervo. Ah, sì? L'asportazione di ogni pezzo di carne strappato dalle ossa fino all'oscurità totale, buio e dolore. Rubik. Migliaia di sensazioni mentre sondavano il mio cervello ed esaminavano il mio lavoro. Intensità eterna. Ah. Dolore. Piacere. Rabbia. Estasi. Il tutto fuso in un unico assordante rumore, finché l'oscurità non è stata squarciata da luci brillanti. Il dolore, il rumore e la luce si sono uniti, prendendo forma. La forma di un posto che conosco bene. La mia prigione. Uh-huh. Casa. Sì. Sento
che l'hai voluto. Sì, certo, prendiamo questi dardi, ragazzi, anche se credo di potermene fabbricare qualcuno io, effettivamente. Ok, siamo a posto anche così. Rubik, non so che dirti, mi dispiace davvero nell'anima per tutte queste tue brutte situazioni vissute, però capirai che a me, cioè, mi interessa, insomma, ecco. Mettiamo la pistola al suo posto, ragazzi, perché ho l'impressione che troveremo ancora un pochettino di colpi. Va bene. Allora andrò di qua. Sì. L'istinto mi dice di andare dove, da dove vengono le scorregge. Ah, proprio ci voglio andare. Una piscina piena di sangue putrido e marcio e maleodorante ci dà il benvenuto in questa nuova area. Ok, sto entrando, ragazzi. Non mi fate sorpresine del cavolo, eh. Va bene. Prendere anche questo e anche questo. Me lo porto via. Leslie, chi si rivede? Dopo così tanto tempo, vero? Certo, così tanto tempo. Perché vedo tutto offuscato come se fossi drogato e mi fossi fatto una scorpacciata di funghetti assolutamente allucinogeni. Va bene, rompiamo questo lucchetto, Seb. Non abbiamo paura, Seb, di niente, di quello che ci può aspettare di qua. Aspetta, non è che devo andare di qua. Fammi controllare un attimo da quest'altra parte. Ok, diciamo di sì, Prendiamo questo. E qua posso aprire? No. E qua posso aprire? No. Per cui sfascerò. Non so se devo andare prima qua o prima di là. Fammi controllare di qua, Seb. Andiamo di qua, Seb. Ci sarà qualcosa di qua, Seb. Non lo so, sembra la via infinita. Ehi. Secondo me, ragazzi, ci stanno soltanto a preparare tipo al peggio del peggio del peggio, signore. Si collode! Va bene, allora sparerò anche a questi due lucchetti. Se ci sono i lucchetti, un motivo ci sarà, no? E noi stiamo andando incontro, vabbè, poco importa. Noi siamo coraggiosi, apriremo questa porta gigante che di sicuro ci porterà verso l'inferno più nero. E là, yuppidoo! Oh, Gesù, non mi ispira niente di buono, ragazzi. Proprio niente di buono, ma che è? No. Leslie, ci sono qui io! Leslie. C'è il tuo Seb! Che gli state a fa'? Al mio amico Leslie, che poi è amico, cioè, fino a un certo punto, perché lo sto inseguendo dall'inizio del gioco, ma non ci conosciamo nemmeno un pelino, quindi, non so manco perché lo sto inseguendo, ma poco importa, sembra essere l'unico scopo della nostra vita attualmente, per cui, non lo so. Dove dovrò andare prima, di qua o di là? Mi sa che è qua, aspetta. Controlla. Ehi! Ah, qualcosa mi dice che dovrò tipo attivare qualcosa qui dentro, aspetta. Quando compresi che Jimenez mi aveva tradito, era ormai troppo tardi. Mancava poco. Lo sapeva. Ero troppo concentrato per notare l'arrivo di quelle persone. Altrimenti non avrebbero mai superato le mie trappole. Il loro macchinario è una degenerazione del mio. Ciò che avrei dovuto creare io. I miei dati, i miei strumenti, le mie teorie, la mia mente. Hanno rimpiazzato il mio guscio con una nuova dimensione di tormento. Ti ripeto, caro amico, a me dispiace veramente nell'anima, ma cosa devo fare qua? Sembrerebbe niente, ragazzi, ma qua sembrerebbe esserci niente, per cui andremo immediatamente nell'altra porta, cioè qua, proseguendo il nostro cammino verso l'inferno più schifoso e totale. Prendiamo l'ascensorino? Certo che prendiamo l'ascensorino. E andiamo su, che strano, di solito si va giù. Ding. Eccoci. Leslie. Oh mio Dio. Leslie! Oh. Adesso urla come fa sempre. No, strano, non ho urlato. Ah, ti piace la pioggia? Oh.
Poverino ragazzo, è solo una vittima. Leslie. Ti ricordi di me? E non te ne andare, perché te ne vai? Perché sembra normale? Perché sembra improvvisamente normale? No, parliamone. State vedendo come cammina? Sembra così sicuro di sé. Aha! Devo arrivare fino in cima, davvero. Ho visto qualcosa di qua, ragazzi. Andiamo a prenderla. Ah, Gesù. Ok, ingranaggi, giusto? Sì, un ingranaggio, ammazza. E siete sprecati, come sempre. Va bene, controlliamo pure di qua. Un altro ingranaggio, solo uno, come sempre. Ah, due stavolta. Se so, date un pochettino di più da fare. Avranno detto, dai, diamogliene due invece che uno per una volta. Va bene, ragazzi, è arrivato il momento di entrare. Sta arrivando? Che tu sia pronto? No? È permesso? Checkpoint! Che cosa meravigliosa! Come sempre, allora qua c'è una porta e là non posso aprirla questa porta, va bene. Qua c'è il punto di salvataggio e... Mi state dicendo che non posso più andare? No! La tiziana Joy! L'ho persa per sempre! Oh, che cosa ingiusta! Comunque sì, qua ci danno la possibilità, ragazzi, di potenziarci di nuovo. Fatto sta che non è che abbiamo abbastanza mocciolo per fare chissà cosa, per cui niente, uscirò e attraverserò questa porta invece. Un lungo corridoio, come sempre. Non mi piace. Ah! Ehi, cazzo! Oh, però ti devi dare un'armata. Attento all'occhio. Cosa? Se vuoi vivere, evita l'occhio di Rubik. Mm-hmm. Attento all'occhio. L'occhio di Sauron! Effettivamente... Ecco qua. Di nuovo qua. Ma perché? È lui? Poveraccio. Riposa in pace. Ma riposa in pace e gli do fuoco. No, vabbè, non me la sento di dargli fuoco, ragazzi. Anche se non sappiamo chi sia, effettivamente. Siamo qua, d'accordo? Quindi evita l'occhio di Rubik. Non mi dica che si vede tipo un occhio gigante. Cosa? Sì, erano le riprese che avevano visto. Amico, sei bellissimo. Ah, no. Resisti, Seb, ti prego, Seb. Madonna. Grandissimo, Seb. È la mia sta andando a fuoco, ma non gli fa niente, non gli freddo. Non ci tengo a vederlo nudo. Ah, il fuoco non ti piace, eh? Non ti piace? Pensavo di sì. Ecco qua. L'occhio di Rubik. Oh, mio Dio, cos'è sto posto orrendo? Oh, no. No, è pieno di occhi. Che gli devo fare? Oddio, sinceramente non lo so, ragazzi, Aspettate un secondo perché sinceramente non lo so. Ecco qua. Ah! Incominciamo l'inferno! E non vedevo l'ora. Paro con questo e tu esploderai. E c'è il grasso. Oh! C'è il grasso, si prendete fuoco. Che cosa? Ah, arrivano da ogni dove. Questo mi state dicendo? Che cosa meravigliosa. Ecco, questo no, me lo devo risparmiare, ragazzi, per quando sono in tanti, perché può essere comodo colpirli tutti insieme. Insomma, sapete quello che voglio.
Prendi tutto quello che puoi prendere, Seb, per l'amore del cielo! Ecco qua! Spara ora! 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 Dai, fuoco, 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 fuoco! Ok, 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 ok. Attenzione, dobbiamo stare attenti. Ecco qua. Ah! Questi con le maschere li odio tantissimo. Sì, ma che cavolo? Via fuoco, grazie. Ok. Madonna, la musica mi sta a mettere troppa ansia, ragazzi, eh. Ok, Oh merda. No, 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 questo lo odio. No, 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 questo lo odio. Così. Mi fa troppa paura. E vieni qua, oh. Spara, Seb. Ah! Perché non gli spari? Ah! Ecco qua, lo sapevo. Che schifo. Queste sono tipo quelle mani or... Non avevo idea che si morisse. Minchia, non so se ho colpito lui, non so. Fatto sta che queste mani sono dovunque, maledizione. Cioè non faccio in tempo a fare niente. Ok, 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 l'ho colpito. Mi sa di sì. Sali, Seb, che fai? Ah! Mannaggia, alla pupazza! Prendi fuoco, cavolo. Ah! Ok, checkpoint, che culo. Checkpoint, ragazzi, checkpoint. Ah, ok, guardateli là, non li avevo visti. Sì, Seb, lasciamoli arrivare, eh. Vabbè, sì. Ok, uno è andato. E che caspita, Seb, ci metti un anno a sparare, dai. Non ci provare, eh. Non c'ho più colpi. Ah, questi si arrampicano. Si arrampicano i pezzi di merda. Esplosivo, 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 esplosivo! Balestra! Concetto urbana, Seb! Oh! No, no! Non ci proverai! Non ci proverai! Col lanciarazzino! Ah! Col lanciarazzino! Dai fuoco, dai fuoco, dai fuoco, dai fuoco! Seb! Minchia! No, ragazzi, no. Porca vacca, questo qua non si smuove manco con le cannonate. Proviamo con questo. È finito? Sta a morire o no? Merda, merda! No! No, 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 no! Proviamo con la Magnum. Ah! Porca miseria! Ok, ok. Ok, 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 ok. Sembrerebbe essere morto, per fortuna. È tutto finito? Recuperiamo un po' di munizioni, ragazzi, tutto quello che possiamo prendere, per l'amore di Dio. Ok, va bene. Prendiamo questi e prendiamo questo. Che altro abbiamo qua? Ok, morcellavo. Saliamo qua, Seb. E ovviamente il lanciarazzi per noi no, eh. Sono a varie zone infernali, e mi pare ovvio. Siamo... Oh, porca miseria. Ma perché mi fate fare tutte queste cose orribili? Ah, minchia, eravate qua. Ah, esploderà. Ecco, esploso. Esplodi, esplodi, esplodi. No, la concia è tua madre. La concia è tu. Non sto credendo a quello che ho visto, ragazzi. Direresti a loro, per l'amore del cielo, Seb. Ho io una mira migliore, cavolo! Dai! Sì, vabbè, pure. Scusa, eh. Non so se serve da qualcosa, perché non credo di aver preso lui. Oh! Quando stanno così riparati, ragazzi, mi viene il... Vi giuro, mi viene il nervoso. Ce l'ho fatta? Che significa sto casino? Ok, sembrerebbe, ragazzi, che ce l'ho fatta, per fortuna. Aspetta, no, magari mi hanno rilasciato qualcosa. Ok. 4 colpi per fucile e 3 colpi per fucile di precisione. Direi di ricaricare prima di stare in mezzo alla merda, perché è di una lentezza, ragazzi, allucinante. Mettiamo il fucile al posto della Magnum. Ricarichiamo.
Va bene, comunque hai detto sta attenta all'occhio di Rubik, ce ne sono tipo 10.000, come faccio a stare attenta a un occhio? Rubik sta arrivando, perché è maggior rotter che ha, eh? Mi ha salvato. Oh, porca miseria. Che quasi ci rimango secca, Dio santissimo. C'è qualcuno qua? C'è qualcosa, perlomeno? Oh no, queste trappole cose mortali no, eh. No, 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 no. Prendi la siringa, per l'amore del cielo. E saliamo qua. E prendiamo questi. Direi di ripreparare, ragazzi, i dardi esplosivi, se possibile. Ok, perfetto. E dopodiché... Ah, c'era una leva, qua non l'avevo manco vista. Tirala giù, Seb. Ok. Non è molto incoraggiante sto posto, anzi. Sali, prendi questo. Oh merda. No! No, di lui no, di nuovo no! Non è giusto! Cavolo! Ah! Quanti ce ne sono? Non è giusto! Non è giusto! Ma no, no, ragazzi, ma cioè stiamo vedendo di che cosa stiamo parlando? Ma seriamente? Mi serve la Magnum, ragazzi. Non è giusto. Non è giusto. Sai, Seb! E questi qua, non so se... Ah, sì, qua c'era, ci sono pure le trappole. Sì che siamo a posto, allora, eh? Metti il fucile. Cioè, ragazzi, no, 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 no. Non so se ci stiamo rendendo conto di quello che sta succedendo. Non so se ci stiamo rendendo conto di quello che sta succedendo. Minchia, almeno... Oh! Ah! Oddio, oddio, oddio! No, caspita, no! C'ero, cavolo, c'ero! Non è giusto, ragazzi, cavolo, non è giusto! Sì, vabbè, cioè, no, raga, non so se ci rendiamo conto di quello che sta succedendo qui. Ci rendiamo conto che non c'ho più niente? Sì, vabbè, ma, cioè, dai! Dai, non c'ho più siringhe, non c'ho più niente! Vabbè, ma chi è l'uomo invincibile questo? E dai, e dai! La concia di questi maledetti pezzi di merda. Va bene, ok, il punto è che non mi ha salvato manco il checkpoint, ragazzi. Spero che me lo salverà subito, tipo now. Qua cosa abbiamo? Ok, due colpi per fucile e un ingranaggio e nient'altro. Va bene, ok, allora eccoci qua, prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Ok, sembra non esserci altro, ragazzi. Per cui... direi di andare di qua. Perché non mi ha salvato la partita? No, cioè, ragazzi, no, seriamente, eh? Non c'è stato alcun checkpoint. Non ho più siringhe. Siamo a posto. Io ho creato questo mondo. Tu non puoi tenermi qui. Ah, eccolo là l'occhio di Rubik. Il famosissimo occhio di Rubik. Va bene. Ok, ragazzi, per fortuna mi ha appena salvato la partita. Direi che effettivamente avevate ragione. Questo episodio è veramente... non questo episodio, questo capitolo è veramente un incubo. Vedremo se riusciremo a finire il gioco la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi! Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.